Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento dell'informazione di TV6. In apertura il consueto bollettino Covid. Sono 20 i nuovi casi registrati in Abruzzo oggi con il tasso di positività che si mantiene costantemente basso, mentre nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi decessi. Vediamo. Sono 20, di età compresa tra i 7 e gli 86 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che fanno salire a 74.655 i casi totali dall'inizio dell'emergenza. I nuovi casi sono il risultato di 4.290 tamponi eseguiti con il tasso di positività che si attesta allo 0,5%. I casi positivi fanno riferimento 3 alla provincia dell'Aquila, 6 a quella di Chieti, 10 alla provincia di Teramo, mentre nessun caso è stato registrato in provincia di Pescara. Per un caso sono in corso verifiche sulla provenienza. 35 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 2, invariato rispetto a ieri, con un nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre gli altri 1047, meno 46 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dopo 3 giorni senza decessi, il bilancio delle vittime fa registrare 2 nuovi casi e sale a 2500. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.060 dimessi guariti, più 70 rispetto a ieri. Così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.084, meno 52 rispetto a ieri. Nell'ultimo incontro tra sindacati e la proprietà di Brioni, il marchio dell'alta moda maschile, è stato raggiunto l'accordo atto a perseguire il necessario riequilibrio economico-finanziario della società, cercando però di contenere il più possibile l'impatto sociale ed occupazionale. Vediamo. Filtem CGL, Wiltec Will e Femca CISL, con rispettiva RSU di stabilimento e con la società Roman Style, si sono riunite presso la Confindustria Chieti Pescara per giungere ad un accordo sulla gestione dei 321 esuberi dichiarati dall'azienda Brioni il 13 aprile 2021 presso il Mise. Dopo una lunga ed ampia discussione si è trovata una soluzione per la gestione dei suddetti esuberi. Un percorso è legato al prepensionamento e uno è legato all'uscita volontaria per i non prossimi alla pensione. In dettaglio, a tutti i lavoratori che aderiranno fino al 31 dicembre 2021 e che matureranno il diritto al pensionamento durante il quinquennio 2021-2025 sarà garantita un'integrazione del trattamento economico Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Cassa Integrazione Straordinaria NASPI a partire dal mese di firma dell'accordo e sarà riconosciuto un importo aggiuntivo a titolo di incentivo dal primo mese dalla firma e fino alla maturazione del diritto alla pensione o al massimo fino al 31 dicembre 2025. Anche con riguardo ai lavoratori non prossimi alla pensione, la società riconoscerà delle somme aggiuntive a titolo di incentivo all'esodo per l'intero periodo di copertura degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione. L'accordo prevede inoltre l'introduzione di un incentivo aggiuntivo differenziato per 2 fasce di età e con riguardo ai nuclei familiari con un figlio minore o con particolari situazioni di disagio sociale, a ulteriore tutela di determinate categorie di lavoratori. Inoltre l'accordo prevede anche percorsi individuali e collettivi di ricollocamento outplacement gestiti da una società leader del settore e con una fortissima presenza sul territorio abruzzese, in particolare nella provincia di Pescara, che forniranno ai lavoratori la più completa consulenza sia su aspetti pensionistici che di ricollocamento. Le organizzazioni sindacali e le RSU hanno specificato che qualora dovessero intervenire aggiornamenti normativi in materia di ammortizzatori sociali durante l'applicazione del presente accordo, si faranno promotori per l'applicazione degli stessi. Le organizzazioni sindacali rappresentate da Antonio Perseo, Deborah Del Fiacco e Leonardo D'Addazio esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e confidano che tale accordo, unitamente al piano industriale di rilancio che l'azienda deve mettere in campo, porterà al contenimento degli esuberi annunciati. E alla luce dell'accordo sindacale sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Brioni, l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, ha convocato per martedì 6 luglio alle ore 11 presso la sede della Regione Abruzzo in via Passo Lanciano a Pescara un incontro per fare il punto sulla situazione e per verificare le condizioni inserite nell'accordo. All'incontro sono stati convocati la direzione dell'azienda abruzzese, il comune di Penne, i rappresentanti sindacali di CGL
CGL, CISL e UIL. È importante capire meglio, direttamente con gli attori principali, istituzionali e non, i contenuti dell'accordo sindacale che interessa la Brioni, ha detto l'assessore Quaresimale, anche per verificare eventuali azioni che può mettere in campo la Regione Abruzzo, che in questo senso conferma la propria disponibilità per eventuali iniziative collettive. E cambiamo argomento, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, questa mattina in visita al porto di Ortona ha annunciato lo stanziamento di risorse aggiuntive per oltre 19 milioni di euro per il porto di Ortona. Vediamo. Risorse aggiuntive per oltre 19 milioni di euro per potenziare le strutture del porto di Ortona, lo ha annunciato il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna nella prima tappa del suo tour odierno tra Abruzzo, Marche e Umbria. La visita nel porto più importante dell'Adriatico tra Ancona e Bari è servito anche per fare il punto sulla ZES abruzzese, che in attesa del via al commissario Mauro Miccio coinvolgerà la struttura portuale ortonese. L'impegno che abbiamo voluto mettere su Ortona, ha spiegato il ministro, è perché siamo consapevoli delle sue potenzialità all'interno delle riforme all'esame del decreto semplificazioni. Nei miei giri al sud sono già stato a Messina per superare le annose questioni delle baraccopoli, adesso qui a Ortona per accelerare sul piano nazionale di ripresa e resilienza e sul contratto istituzionale di sviluppo. Ora tocca a regione e comuni. Gli imprenditori, ha concluso il ministro Carfagna, sanno bene cosa sia la ZES, la comprendono bene. Per il senatore forzista Nazario Pagano si tratta di mettere in concreto realmente in rete il porto con tutte le infrastrutture alle sue spalle, con i collegamenti a terra, la linea ferroviaria, le strutture industriali della Val di Sangro, l'allargamento della banchina. Solo per questa saranno spesi 13 milioni di euro. Dragaggio per i fondali per permettere l'arrivo di navi più grandi con maggior pescaggio. Insomma, conclude Pagano, da Ortona a Vasto per permettere anche il coinvolgimento di investitori anche esteri, perché si sa che la zona economica speciale favorisce investimenti, facilitazioni fiscali, riduzioni molto attrattive per le aziende. Oltre 100.000 euro stanziati dalla Regione Abruzzo per rimuovere le sostanze tossiche prodotte dalle industrie chimiche nel comune di Bolognano. Una via di Piano d'Orta sarà così liberata, ma ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Ambiente, si attende la bonifica dell'intero sito di interesse nazionale. Giuseppe Dintino. Parte dei rifiuti tossici di Piano d'Orta nel comune di Bolognano saranno rimossi. La regione ha stanziato circa 112.000 euro per la bonifica permanente della zona, così da liberarsi dei rifiuti speciali ereditati dall'industria chimica. E noi in questo caso specifico ci troviamo di fronte ad un'area pubblica che poi non è in realtà una strada, adiacente ad 15-16 nuclei familiari e abitativi, chiamata Via Nelli, dove questa strada è interrotta da questo cumulo di rifiuti. Ci siamo come amministrazione immediatamente attivati con i buoni uffici, con la regione, per arrivare al punto che a distanza di tempo siamo riusciti ad ottenere questo piccolo finanziamento, che per noi è una risorsa, essendo un comune che fa fatica come i piccoli comuni, siamo proprio quasi con le problematiche economiche per poter sobbarcarci questi oneri per la bonifica. Una volta aggiudicata la gara per la bonifica, ci saranno 60 giorni di tempo per portare a termine i lavori. Nel frattempo ARTA e amministrazione stanno vagliando la zona per capire la portata dell'inquinamento nelle zone che perimetrano ma non rientrano nel sito di interesse nazionale. Oramai da 20 anni è, diciamo, oltraggiato dal punto di vista ambientale, di salute, nei confronti dei cittadini che io devo rappresentare in tutte le forme, sia politiche, amministrative e sovraccomunali. Sarà cura di questa amministrazione far sì che questi fondi, una volta sottoscritto la famosa convenzione, verranno immediatamente in urgenza spesi, fatta una gara d'appalto per poter arrivare a rimuoverli, portarli in discarica e nello stesso momento caratterizzare il sottosuolo da dove stavano depositati già dal 2014 questi rifiuti, per riuscire a capire se abbiamo un ulteriore inquinamento. E ora, dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato contro i rallentamenti causati dal Ministero dell'Ambiente, si dovrebbe procedere anche alla bonifica del SIN di Bussi, la più grande discarica d'Europa. I lavori dovrebbero essere effettuati dalla belga Decdeme e risarciti da Edison in base al principio di chi inquina paga, questo sempre se la Cassazione dovesse confermare le responsabilità.
responsabilità del colosso energetico. Finalmente noi abbiamo detto evviva, perché evidentemente hanno preso un grandissimo abbaglio, specialmente i colleghi dei 5 Stelle e del Partito Democratico, che invece erano per procrastinare l'intervento, per dare manforte a un'attività del governo sbagliata, ossia quella di non dare seguito a una gara d'appalto regolarmente fatta, e che il Consiglio di Stato ha confermato che quella gara deve vedere l'applicazione immediatamente. Sono milioni di euro stanziati dal loro governo Berlusconi che finalmente vedranno la luce e si ridarà rispetto e decoro a tutto il territorio di Bussi. La Regione Abruzzo ha promulgato un bando per ricevere i ristori Covid. Potranno farne domanda le partite IVA. Vediamo. Un contributo da 2.000 a 4.000 euro per le partite IVA. La Regione Abruzzo ha lanciato un bando per l'erogazione dei ristori Covid. Il portale sarà attivo già dal 25 giugno, ma le domande potranno essere inoltrate dal 12 luglio al 3 di agosto. Una misura molto importante che si chiama una tantum. Prevediamo dei contributi per le partite IVA e i liberi professionisti che non superano un reddito di 80.000 euro. Va da un contributo dei 2.000 fino a 4.000 in base ai dipendenti. Si tratta di una misura importante che abbiamo voluto mettere in campo in questo periodo di post pandemia, sperando che si possa tornare alla vita normale, per andare incontro a quelle persone che hanno avuto logicamente dei disagi e dei danni a seguito appunto di questa crisi emergenziale sanitaria e non solo. Quindi sicuramente un buon punto di partenza per ripartire, ma sicuramente ne metteremo in campo altre di misure per cercare di mantenere i livelli occupazionali e limitare la perdita dei posti di lavoro. E comunque ci saranno tante iniziative sulla formazione, sugli incentivi di assunzione per ridurre l'impatto sociale di questa crisi pandemica. In totale la Giunta regionale ha messo a disposizione circa 4 milioni, ma presto ci saranno ulteriori aiuti, garantisce l'assessore Quaresimale, e i milioni a sostegno delle partite IVA potrebbero diventare 9. Abbiamo fatto già un tavolo, come dicevo in conferenza stampa, ne faremo altri per sentire le parti sociali, per fare un censimento delle richieste lavorative sul territorio, per poi andare a qualificare con la formazione i profili che potranno trovare collocazione nell'ambito lavorativo. Ed il complesso sportivo dell'Enaiadi a Pescara riaprirà i battenti a strettissimo giro. La Regione infatti, per volontà dell'assessore regionale allo sport Guido Liris e in accordo con il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, con l'obiettivo di salvaguardare i dipendenti e di riattivare quanto prima il servizio pubblico, ha deciso di affidare la gestione per un anno al raggruppamento di imprese composto da Centro Italia Nuoto e Sistemi Integrati per lo Sport, in attesa che la Giunta valuti se proseguire sulla strada del project financing o accettare la proposta di gestione del Comune di Pescara. Intanto nella giornata di oggi c'è stata la riconsegna anticipata delle chiavi da parte dell'ATI Naiadi 2020 alla Regione, dopo la gestione di un anno avviata nel 2019 prorogata fino al 31 luglio 2021. Contestualmente si è deciso di assegnare in via urgente la gestione per un anno al soggetto idoneo e successivo nella graduatoria. Si tratta di due società che già gestiscono le piscine di Avezzano e Celano in Abruzzo, oltre ad impianti anche nel Lazio. E noi cambiamo argomento. Il 2 e 3 luglio prossimi si svolgerà a Teramo il meeting internazionale Scienza per la Pace. Due giornate di incontri con scienziati provenienti da tutto il mondo. Ad aprire i lavori interverranno il ministro della ricerca Maria Cristina Messa e il professor Antonio Zichichi. Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla diocesi Teramo-Atri e dall'Università di Teramo. Vediamo. Rilanciare la figura dello scienziato, perché gli uomini di scienza sono uomini di pace. È questo il messaggio che sarà dibattuto da importanti rappresentanti della scienza nel mondo nel meeting internazionale del 2 e 3 luglio nell'Aula Magna dell'Università di Teramo e al Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso. Un'iniziativa questa della Diocesi di Teramo Atri e dell'Ateneo Teramano, in collaborazione con le altre università abruzzesi, la Pontificia Accademia delle Scienze e il MIUR. Dopo il videomessaggio di Papa Francesco, ad aprire i lavori in presenza saranno il ministro dell'Università Maria Cristina Messa e Monsignor Dario Viganò. La scienza ha una grande responsabilità per favorire quel tessuto di umiltà
umiltà, perché chi conosce è umile, non ha bisogno di essere superiori, sentirsi superiori agli altri, perché la conoscenza è un frutto dell'impegno personale e anche per noi credenti anche noi della provvidenza, perché molte volte non tutto possiamo conoscere e dunque ogni tentativo, ogni risultato della ricerca è davvero un grande servizio per gli altri, ciò che da un po' di tempo, seguendo l'indicazione di Paolo VI, chiamiamo carità intellettuale. Chi fa ricerca fa carità. Al meeting internazionale della scienza per la pace parteciperanno tra gli altri i presidenti dei maggiori centri di ricerca italiani e il professor Antonino Zichichi, attuale presidente della Federazione Mondiale degli Scienziati, al quale sarà conferita l'onorificenza di Guido II degli Aprutini. Quando la scienza si occupa anche dell'uomo e di tutte le problematiche legate all'uomo e alla società, come ad esempio la pace, insomma, è sempre uno scopo molto alto della scienza stessa. Sì, un meeting molto importante anche per, come collocazione, perché spero che rappresenti anche un segnale di passaggio dopo la pandemia, insomma, ad un ritorno graduale alla normalità. È un meeting rivolto fondamentalmente ai giovani che, come dice giustamente il nostro Vescovo, che ringrazio sempre ma anche e soprattutto per questo, non devono aver paura della conoscenza, anzi i nostri ragazzi devono aver paura dell'ignoranza. Papa Francesco ricorda spesso quanto sia indispensabile conoscere la realtà che ci circonda e sprona uomini e donne ad impegnarsi nella ricerca, perché la conoscenza non va confusa con l'innovazione tecnologica. Apriamo la pagina dello sport. L'agente dell'attaccante Khedira smentisce che vi siano stati contatti tra il Pescara e il suo assistito. Peraltro in queste ore tanti profili vengono accostati alla società biancazzurra in quello che è un vero e proprio valzer di giocatori offensivi. Intanto il presidente Sebastiani questo pomeriggio ha annunciato che Gaetano Auteri e Luca Matteassi saranno presentati la prossima settimana. Andrea Costantini. Non c'è stato ancora alcun contatto tra Walid Khedira e il Pescara. Dall'agente del calciatore italo-marocchino arriva la smentita su un contatto per il suo assistito da parte del sodalizio biancazzurro. Khedira è reduce da una stagione al Mantova, in prestito dal Parma, con 9 reti all'attivo. Rientrerà nel club emiliano per poi essere girato ad un'altra società. Sempre secondo le dichiarazioni rilasciate dall'agente alcuni giorni fa, su Khedira, oltre che diversi club di Lega Pro, ve ne sono anche alcuni di Serie B come Pordenone, Vicenza e Frosinone. Un giocatore che può fare al caso del Pescara e che certamente prenderebbe in considerazione l'ipotesi biancazzurra. Circa la sua utilità nel progetto tecnico di Auteri, va precisato, come detto già ieri, che nasce come centravanti e quello è il suo ruolo principale, nel quale si esalta quando attacca la profondità e sfrutta la sua progressione. Da esterno è adattato, insomma, per un progetto che vuole essere subito vincente, Khedira sembra più un'ottima alternativa che un potenziale titolare, per quanto un prospetto intrigante. In queste ore sono davvero tanti i profili offensivi accostati al Pescara, anche se non arrivano conferme dirette. Già ieri abbiamo parlato di Alessandro Marotta, in uscita dalla Juve Stabia, con cui ha un contratto fino al prossimo giugno, e Matteo Di Piazza, di proprietà del Catanzaro, anche lui fino a giugno 2022. Ora su alcuni siti specializzati ecco spuntare il nome di Michele Vano, visto in Abruzzo con le maglie di Canistro e Chieti in Serie D, gigante di oltre 1,90 m, che nell'ultimo anno ha giocato in prestito a Mantova e Perugia, ma di proprietà del Verona. E poi Simone Corazza, centravanti ma anche esterno, che ha un contratto fino al giugno 2023 con l'Alessandria, con cui ha vinto i playoff. Lo scorso campionato bomber implacabile nella Regina, che ha dominato il girone C. Insomma, uno abituato a vincere i campionati, ma solo se non rientrerà nei piani dei grigi in Serie B potrebbe andare via. Un vero e proprio valzer dei bomber, insomma, anche se il mercato deve ancora realmente decollare con il DS Matteo che sta cercando di dare sostanza al mercato nell'attuale prima missione milanese. In tal senso arriva la conferma dal presidente Sebastiani, che nel pomeriggio è stato intervistato da Free Italia TV e ha dichiarato che fino a lunedì prossimo tutti i club saranno concentrati sull'iscrizione ai campionati, poi si penserà al mercato e sempre la prossima settimana saranno presentati a stampa e città Gaetano Auteri e Luca Matteassi. Per il centrocampo invece il principale obiettivo sembra essere il trentenne di Montenero di Bisaccia ed ex celano Carlo Derisio, che Auteri ha
già allenato a Catanzaro e Bari, un profilo ideale per il 3-4-3 del tecnico di Floridia, anche se a centrocampo restano da risolvere una serie di enigmi sulla permanenza o meno dei vari Busellato e Valdifiori, oltre a quella di Meunshai. L'uscita di alcuni di questi potrebbe agevolare qualche entrata nel reparto. Ore di lavoro in casa Teramo per capire i margini economici di un'eventuale iscrizione al campionato di Serie C. Contatti da parte del presidente Iachini con il tempo che stringe. Vediamo. Ancora poco tempo e poi il nodo iscrizione in casa Teramo sarà risolto. Tutto dipenderà dalla possibilità per il presidente Iachini di trovare le risorse per chiudere la stagione passata e le relative pendenze e poi eventualmente iniziare il percorso per quella successiva. Tutto si basa su questo e sono giorni e ore abbastanza frenetiche per il massimo dirigente biancorosso, anche considerando che le operazioni con il mondo bancario, fatto salvo lunedì 28, l'ultimo utile per l'iscrizione, vanno messe a punto almeno entro venerdì, prima del fine settimana, o al massimo proprio lunedì. La cosa certa è che al di là della calma apparente si lavora a fari spenti nell'attesa di capire se ci sono i margini oppure no per non perdere il professionismo, perdita che sarebbe un vulnus gravissimo dopo i tanti anni passati in Lega Pro. Pare che Iachini questi giorni li stia passando cercando di comprendere i confini della questione dal punto di vista economico e sembra abbia avuto anche qualche contatto telefonico in questo senso. Allo stato attuale non è dato sapere se si trovi o meno a buon punto, mentre la tifoseria organizzata proprio lunedì si ritrova unita e compatta per difendere la squadra, che l'iscrizione ci sia o meno, e chiedere all'attuale presidente di farsi da parte. In ogni caso, la mattinata di ieri ha visto parecchi striscioni affissi in alcuni luoghi simbolo del calcio biancorosso. Non è passata inosservata infatti la linea di Iachini, che anche stavolta, come fu nell'estate 2020, minaccia di non iscrivere il Teramo al campionato di Serie C. Strategia attuata l'anno scorso, ma che ripetuta stavolta ha suscitato la netta reazione delle varie componenti del tifo cittadino, che adesso chiedono un passo indietro al presidente, comunque vadano le cose. 12 mesi fa non c'era stato il comunicato, non era stata dichiarata conclusa l'esperienza societaria, mancavano dunque tasselli fondamentali rispetto a quello a cui si è assistito questa volta. La situazione sembra molto più seria, ma comunque in caso di buon esito, il Teramo dovrà ricominciare la costruzione di buona parte della struttura sportiva per affrontare l'annata. Manca l'allenatore che dovrà sostituire Massimo Paci, bisognerebbe rinnovare il direttore sportivo o in caso di mancato rinnovo trovare l'erede di Sandro Federico e poi in poche ore, e ammesso che non si siano già accasati altrove, provare a trattenere entro il 30 gli elementi in organico che serviranno al nuovo progetto sportivo, che sarà in ogni caso con costi decisamente più contenuti di quelli attuali, che già avevano subito una sforbiciata decisa l'estate passata. Quella 2020 sembrava una stagione caldissima, nulla a che vedere però con questa, che anche dal punto di vista del rapporto dirigenza-tifoseria è davvero bollente. Un Pineto in gran spolvero batte seccamente la Cinzia Albalonga per 4-1 e va in finale playoff. Partita dominata dalla squadra di Pomante, che ha giocato per quasi un'ora in superiorità numerica per l'espulsione dell'ex Mazzei, Roberta Di Sante. Il Pineto cala il poker contro la Cinzia Albalonga nella semifinale playoff. La squadra di Pomante si impone 4-1 e vola in finale, coronando una scalata che ha dell'incredibile. Gara molto equilibrata in avvio, con le due formazioni che si annullano a vicenda al terzo della quercia. Fa partire dalla destra un ottimo traversone sul palo opposto, ma Baldinini non ci arriva di un soffio e l'azione sfuma. Al 21esimo si rompono gli indugi, Mastripolito raccoglie un pallone vagante in area e scarica un velenoso diagonale che si insacca all'angolino per l'1-0. Passano 6 minuti e il Pineto va vicinissimo al raddoppio. Al 27esimo Mastripolito sfiora la doppietta raccogliendo il traversone di Minincleri, ma la conclusione deviata termina sull'esterno della rete. La Cinzia Albalonga si affida al mancino di D'Agostino, che alla mezz'ora tenta la conclusione da fuori che imprecisa termina fuori bersaglio. Al 33esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match: il direttore di gara Diop estrae il rosso diretto all'indirizzo dell'ex Mazzei, reo di aver rifilato un colpo proibito al capo a Minnozzi, lontano dall'azione. Espulsione diretta per il difensore laziale e Cinzia Albalonga costretta in 10. Chiappara accentra Santoni in difesa e arretra capitan Angelilli, chiamato a svariare su tutto il fronte destro del campo. Al 38esimo ancora Pineto pericoloso, con Romano che si incuna in area e viene fermato tra le proteste dei locali che vorrebbero il calcio di rigore per un tocco di mani in area di Pace. Non è dello stesso avviso però
però il direttore di gara che fa proseguire. E proprio allo scoccare del 45esimo il Pineto va ancora in rete con Baldinini, ma il gol viene annullato per un fallo dell'ex Forlì. La prima frazione così termina 1-0. La Cinzia Albalonga nella ripresa prova a spingere al minuto 2, va al colpo di testa con Cardella che da distanza ravvicinata spedisce alto e si dispera, ma al quinto il Pineto sferra il colpo che vale il 2-0. Azione perfetta sulla destra di Della Quercia che mette in mezzo un insidioso traversone. La difesa respinge ma la sfera viene raccolta di testa da Romano che indirizza all'angolino dove Santilli non può arrivare. Gol al rientro per il centravanti e 2-0 in favore dei padroni di casa. Ma nonostante l'inferiorità numerica i laziali non ci stanno e al 20esimo riaprono la contesa accorciando le distanze su azione d'angolo con il colpo di testa incrociare del neo entrato Panaioli che riaccende la partita. Nemmeno il tempo di festeggiare però per gli ospiti che dopo appena un minuto è pronta la risposta del Pineto che ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. Della Quercia fa il bello e cattivo tempo sulla destra, il tiro cross sul secondo palo per l'accorrente Ciarcelluti che di prima in tensione fa 3-1. I laziali accusano il colpo, il Pineto sfrutta la superiorità numerica per chiudere la contesa al 27esimo ancora con Ciarcelluti che si mette in proprio, approfitta degli spazi e in diagonale cala il poker per la formazione biancazzurra che mette una seria ipoteca sulla finale playoff. Nel finale temperatura e stanchezza si fanno sentire, il Pineto gestisce il vantaggio senza più rischiare nulla. Al triplice fischio la festa è tutta biancazzurra, il Pineto vince meritatamente e stacca il pass per la finalissima di domenica prossima. E quella di domenica prossima sarà una finale tutta abruzzese per i playoff di Serie D. Infatti il Notaresco ha superato il Matese, intanto lo vediamo nelle immagini, per 1-0 grazie alla rete segnata da Frulla nel primo tempo. Dunque domenica prossima, come abbiamo detto, sempre al Savini di Notaresco sfiderà il Pineto. La partita di oggi ha visto partire meglio il Matese, privo dello squalificato Adusa, che ha avuto subito una doppia palla gol, scusate, con Masotta e Felici, ma neutralizzata dagli interventi di Sciba e Speranza. Al 20esimo del primo tempo è arrivato il gol partita di Frulla con una sventola dopo corta respinta e dalla difesa matesina, come avete visto nelle immagini. Notaresco poi in controllo della gara, che il Matese finisce in 10 per l'espulsione di Setola. E noi chiudiamo qui il nostro telegiornale, il servizio completo della gara Notaresco-Matese lo potete trovare tra poco sul nostro canale YouTube o sul sito internet www.tv6.it o nella prossima edizione del TG6 alle ore 23. Grazie per averci scelto.